Questo è l'imprendi promotore, quando il consulente finanziario diventa imprenditore. La negoziazione e la vendita sono due cose separate. La vendita è la fornitura di un prodotto barra servizio. La negoziazione è uno strumento, è una modalità, è un metodo al servizio di tante attività, delle quali una di queste è la vendita. Scopri le strategie più efficaci per poter migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario. Questo è l'Imprendi Promotore con Enrico Florentino. Ciao e grazie per aver deciso quest'oggi di stare in mia compagnia ascoltando la puntata numero 10 dell'Imprendi Promotore Podcast. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Prima di cominciare questo episodio però prenditi un momento per iscriverti a questo podcast e se ti va lascia magari una recensione, se fosse possibile magari anche una recensione non solo cliccando sulle 5 stelle, lo dico con ironia ovviamente, ma anche lasciandomi veramente un tuo feedback, perché per me è molto importante nel cercare di migliorare costantemente i contenuti all'interno dell'Imprendi Promotore Podcast. Allora, la puntata di quest'oggi è dedicata alla negoziazione. Una parola che evoca immediatamente le grandi trattative commerciali o i film d'azione, dove immancabilmente, nei momenti di crisi, viene chiamato il negoziatore. Il negoziatore è uno specialista che, grazie alla sua grande capacità di eloquio, al suo modo di parlare, alla sua capacità anche di autocontrollo, è in grado di portare a casa sani e salvi gli ostaggi. Eppure la negoziazione che la pratichiamo tutti i giorni nelle tante situazioni nelle quali ci troviamo a voler persuadere qualcuno a compiere delle azioni, a magari comprare da noi oppure a rispondere affermativamente ad una nostra proposta. Di negoziazione io ne voglio parlare quest'oggi in questa puntata con Roberto Chiappa. Roberto Chiappa, oltre che un caro amico, è una persona molto conosciuta nell'ambiente in quanto è formatore proprio sui temi della vendita e della negoziazione. E con lui vorrei cercare di capire come un consulente finanziario possa beneficiare nel cercare di migliorare e nell'affinare le proprie competenze sulla negoziazione e soprattutto su come e dove affinare e migliorare queste competenze. Quindi ti do veramente il benvenuto, caro Roberto, benvenuto all'Imprendi Promotore Podcast. Grazie Enrico, grazie dell'invito, sei gentilissimo, onorato di essere parte dell'Imprendi Promotore Podcast. L'onore è tutto mio di averti qui in trasmissione, anzi ti ringrazio tantissimo. Allora senti, io volevo un poco cominciare nel cercare di dare una definizione di che cosa vuol dire negoziazione. Allora, devo darti due risposte, una a livello di etimologia che è la prima parte e un'altra di pancia, se me lo permetti. La prima in termini proprio di etimologia, la parola negoziazione deriva dal latino negotium, e cioè quel luogo dove avvenivano trattative per la vendita o acquisto di un servizio o cose del genere. In realtà, scendendo un pelino più nel profondo, la parola negotium deriva a sua volta dal nec-otium, cioè in assenza di tempo libero, no? Quindi vuol dire fondamentalmente prepararsi, essere costantemente preparato, vuol dire vivere ogni istante della propria giornata. È impensabile, è impossibile smettere di negoziare. Tutta la vita negoziamo costantemente, negoziamo con noi stessi, negoziamo con i nostri amici, negoziamo con i nostri clienti, no? E mi viene in mente anche un passaggio che mi era rimasto impresso del, se non ricordo male, atto quinto, scena seconda dell'Amleto di Shakespeare, in cui Amleto dice tutto sta nell'essere preparati, no? Nell'avere conoscenza, competenza, eccetera. Quindi do questa doppia risposta, negoziazione a livello etimologico e negoziazione in termini di usare ogni istante,
della propria giornata, ogni istante, per essere preparati, per prepararsi a qualsiasi evento si presenti di fronte a noi. Devo dire che poi per il consulente finanziario gli eventi, specialmente in questo periodo un poco di turbolenza dei mercati, non mancano, voglio dire, nella sua quotidianità e nelle visite, per esempio, fatte ai clienti. Però, tornando alla negoziazione, volevo proprio chiederti questo, perché c'è un vecchio adagio che dice: di solito quando due soggetti che negoziano si alzano con la sensazione di non aver portato a casa tutto quello che potevano portare a casa, probabilmente vuol dire che è il miglior accordo che potesse emergere dal tavolo negoziale. È così? Ed è sempre così? Allora, può voler dire anche questo. Se per caso io ad ogni trattativa uscissi con un contratto in mano o con l'obiettivo raggiunto, io sarei l'uomo più ricco del mondo, non avrei alcun tipo di problema, ma avrei perso la grande possibilità, so che è una parola che tu ami in maniera particolare, la parola possibilità, non avrei avuto la possibilità di crescere. Mi spiego meglio. In questa prima parte di risposta cerco di dare un significato al termine sconfitta, ad esempio. Noi usciamo o ci alziamo con una sensazione di disagio da un tavolo di trattativa, convinti magari di non aver raggiunto, no, o di non aver portato a casa il risultato. Sai, io penso che in realtà la sconfitta sia uno stato mentale, ok? Io credo che la sconfitta non esista, perché cito una frase di Nelson Mandela: se una sconfitta tu la prendi come un punto di arrivo, sei finito; se la prendi come un punto di partenza, hai fatto bingo. E la frase di Nelson Mandela è stata proprio: nella mia vita io non ho mai avuto una sconfitta, io o ho vinto o ho imparato. Quindi questa proprio è una prima proprio parte. Nella seconda è: se per caso il mio interlocutore non accettasse la mia proposta, allora io ovviamente devo portare a casa il miglior risultato possibile a questo accordo. William Ury, uno dei più grandi negoziatori del mondo, uno dei guru della negoziazione, definisce questo punto con la sigla BATNA, no? la miglior alternativa ad un accordo negoziato. Ma la cosa particolare proprio è vivere quel momento come opportunità, come possibilità di trovare un punto di incontro. Bisogna per certi versi proprio rivalutare alcuni termini. Ad esempio, uno di questi è il termine compromesso, sì, o altrettanto il termine negoziazione. Il termine compromesso è un termine bellissimo, è un termine meraviglioso. Deriva sempre dal latino comprimissum, compromessa reciproca, no? Se per caso appunto io devo vendere casa, io firmo un compromesso con l'acquirente, quindi io prometto all'acquirente di vendergli casa mia e l'acquirente promette a me di acquistare casa mia. Quindi è proprio un modo con il quale, rivalutando determinati termini come la parola compromesso, io posso intenderlo proprio come un salire ad un compromesso. Certo. Allo stesso modo lo è la negoziazione. La negoziazione è una possibilità di crescita, è una possibilità di raggiungere un accordo e anche eventualmente, qualora non fosse arrivato all'accordo che proprio volevo, devo trovare comunque la modalità di uscire da questo incontro con la miglior vittoria possibile. Può essere anche in termini relazionali. Non ho portato a casa il contratto, non ho portato a casa un risultato, ma ho generato e ho creato un'eccellente relazione con il mio interlocutore, quindi con la persona con la quale mi sono trovato di fronte. Beh, questo quello che stai dicendo è molto bello, perché alla fine implica sicuramente della fatica.
Perché una cosa che emerge, no, sul tema della negoziazione è certamente diciamo il valore della fatica, perché negoziare probabilmente implica e richiede grandi energie, grande elasticità e anche, correggimi se sbaglio, il riconoscimento dell'altra parte. Assolutamente sì, nel senso che negoziare o la negoziazione è una modalità, è un metodo, è una, non voglio chiamarla scienza, ma è proprio un metodo che permette di generare valore sia nei confronti del mio interlocutore, perché devo valorizzarlo, sia nei confronti miei, quindi aumentando proprio il mio livello di credibilità, il mio livello di conoscenza, ma soprattutto proprio di rivalutare, no, e valutare il mio interlocutore. Quella persona deve provare una intensa esperienza emotiva, deve sentirsi valorizzato, deve proprio percepire questo, e allo stesso modo, se io ho ben chiaro il mio obiettivo e se trasformo e imparo a lavorare per obiettivi e non per risultati, in questo caso proprio trovo modo, modalità di, come si può dire, io posso cercare la modalità di convincere qualcuno o vincere con qualcuno. Okay. Io chiedo scusa per questa mia maniacale attenzione alle parole. Eh no, ma hanno un valore. L'espettetto, esatto. Cioè, dobbiamo trovare il modo proprio non di convincere il cliente a usare il mio servizio, il mio prodotto, o acquistare il mio servizio, il mio prodotto, ma devo vincere con il mio interlocutore affinché appunto acquisti il mio prodotto. Quindi c'è un tema non di parte soccombente e di parte dominante, ma c'è ovviamente un tema di vera e propria partnership. Assolutamente, assolutamente. Si diventa partner, si diventa proprio non più controparti, no? Io faccio proprio questo esempio occupandomi di tecniche di negoziazione, faccio un esempio nel mondo delle assicurazioni, nello specifico nel mondo dei liquidatori, loro utilizzano molto spesso delle parole killer, quelle che io chiamo proprio parole killer, no? Utilizzano il termine controparte, usano il termine sinistro. Se noi imparassimo a modificare proprio queste parole, non è una controparte, è un interlocutore. Certo. Io sto parlando con una persona, che ha né più né meno lo stesso valore che ho io, e non utilizzo il termine sinistro, bensì utilizzo il termine evento. Certo. Questo proprio modifica anche la postura mentale con la quale io affronto una qualsiasi evento che mi si propone, che posso chiamarlo anche problema, no? Il termine stesso problema, io lo dico spessissimo, è un termine per me affascinante, è un termine meraviglioso. Tu hai detto, è un momento molto difficile nel mondo della, no, sia per il consulente finanziario, sia queste tempeste che ci sono nei mercati, eccetera. È proprio un cambiare l'impostazione. Problema è un qualcosa di meraviglioso. Problema, chiedo scusa, corro il rischio di sembrare una persona che voglia fare il paziente, ma no. È solo per riuscire a spiegarmi, davvero mi dispiace se trasmetto questa, dovessi trasmettere questa immagine. Non preoccuparti. Grazie Enrico, sei grande. La parola problema, no? Deriva dal latino problema, che a sua volta deriva dal greco pro, ballen, pro avanti, ballen, balistica, gettare. Problema vuol dire buttare avanti. Se per caso io volessi avere un bel fisico, io prenderei dei pesi, no, e mi metterei a fare determinate azioni, tipo una ginnastica con un peso sul bicipite, eccetera, generando un problema al mio muscolo, che però diventa più bello, quindi diventa più performante. In questo senso, appunto, dobbiamo proprio modificare, in un certo senso, proprio la relazione che abbiamo con queste parole, compromesso, negoziazione, problema, e osservarle da un punto di vista positivo, da un punto di vista costruttivo, per generare valore.
Certo. Senti, ma che vantaggi può trarre il consulente finanziario dallo studiare ed applicare al meglio le tecniche negoziali? Beh, indubbiamente quello di riuscire a raggiungere il proprio obiettivo più velocemente, con più credibilità, sia agli occhi di se stesso che soprattutto del nostro grandissimo capo che si chiama cliente, guidandolo, conducendolo in un modo che per il cliente sia una modalità per uscire da questo mondo che agli occhi miei, io da cliente proprio lo dico, è una giungla. Io ho il mio consulente finanziario, persona che stimo in maniera misurata, che veramente mi conduce all'interno di una giungla e io mi sento sicuro, per cui proprio su quali vantaggi può trarre proprio un consulente finanziario dal approfondire questo argomento è il raggiungere più agevolmente il risultato, che è la fine dell'obiettivo che si è posto. Proprio voglio prendere a riferimento quello che tu mi dicevi, mi ha molto colpito, no? Perché molto, molto spesso siamo focalizzati sul risultato. Se, uh-huh. se non ho capito male, il suggerimento che tu di fatto dai, parlando invece di obiettivi, è quello di dire: nel momento in cui io debbo incontrare anche un nuovo cliente, ad esempio, il fatto di pianificare e di preparare molto bene la visita vuol dire ragionare in termini di obiettivi, ma correggimi se sbaglio, vuol dire probabilmente anche porsi più obiettivi. C'è l'obiettivo massimo che è appunto l'acquisizione del cliente, o come dicevi tu prima, c'è un obiettivo intermedio oppure un obiettivo di minima che potrebbe essere quello di aprire una relazione con il cliente. In effetti sono due macro argomenti molto diversi, lavorare per obiettivi o lavorare per risultati. Il lavorare per risultati è una modalità che nasce nei primi del Novecento e rimane per tantissimi anni, e l'unico focus era sul risultato. Questo portava a svalorizzare, a snaturare il valore persona. È una modalità che andava avanti proprio nel primo scenario, quando c'era il taylorismo, quindi no, la catena di montaggio, si lavorava sul risultato da ottenere. Qual era il risultato? Non importava in che modo, non importava quali modalità. La particolarità è che questo sviliva tantissimo il valore persona e quindi le competenze delle persone, le caratteristiche delle persone. Alla nascita del secondo scenario, avvenuto intorno agli anni 50, grazie ad un altro personaggio, questo Taichi Ono, che crea quello che poi è stato chiamato modello toyotismo, è stato chiamato così, si è iniziato a lavorare o a modificare quella che prima era una catena di montaggio in un modello più basato sulle competenze, sulle preferenze delle persone, quindi proprio sulle abilità, sui talenti delle persone. Io ricordo in un libro di aver letto questa frase: non esiste persona priva di talento, se non ricordo male Diana Whitney nel suo libro Appreciative Leadership. È proprio questa modifica: se io lavoro per risultati sono focalizzato unicamente al prodotto, se io lavoro per obiettivi io innesco un meccanismo a livello mentale proprio basato sul valore persona, sul valore sul mio sogno. Ho sentito tempo fa da un amico questa frase che voglio citare in questo momento, e cioè: dove c'è il bisogno c'è lo sforzo, dove c'è il sogno c'è la forza. Uh-huh. Allora, proprio questa modifica di questo passaggio del lavorare per obiettivi, di avere una vision, di immaginarsi esattamente cosa voglio raggiungere, qual è il mio obiettivo, allora a questo punto posso poi sottodividerli in svariati micro obiettivi che mi permettono di poter raggiungere quell'obiettivo, ma quell'obiettivo deve essere veramente il mio sogno, per essere quello che io veramente voglio raggiungere.
non devo mai perderlo di vista e non devo permettere a nessuno proprio di bloccarmi in questo percorso verso il mio obiettivo. Cioè. Per me sogno e obiettivo sono due parole che sono molto vicine, no? Qualche tempo fa Walt Disney disse quella meravigliosa frase, no? Come fare a trasformare un sogno in un obiettivo? Basta metterci una data. Io voglio raggiungere questo sogno entro questa data e automaticamente si trasforma in un obiettivo. Beh, questa è una bellissima citazione, peraltro poi di uno straordinario imprenditore visionario che ha donato tantissimo all'umanità, a tutti noi. Senti, negoziare e vendere sono la stessa cosa? Vogliamo fare un po' di chiarezza, cercare di capire un poco se stiamo parlando della stessa cosa ma semplicemente utilizzando due termini diversi, oppure c'è effettivamente differenza tra un termine e l'altro? Allora, qua uso una modalità proprio che non dovrebbe mai utilizzare un negoziatore, e cioè iniziare una frase con no. No, la negoziazione e la vendita sono due cose separate. La vendita è la fornitura di un prodotto barra servizio. La negoziazione è uno strumento, è una modalità, è un metodo al servizio di tante attività, delle quali una di queste è la vendita. Quindi io posso apprendere modalità, tecniche per riuscire a far sì che il mio cliente acquisti il mio prodotto. Io, da persona che ama definirsi un venditore in prestito alla formazione, dico sempre: non esistono venditori che vendono, ma solamente compratori che comprano. con tutto il rispetto per quelle persone che io ammiro veramente, di alcune organizzazioni che vengono chiamati piazzisti, ci sono persone che veramente fanno il porta a porta dalla mattina alla sera, con tutto il rispetto comunque per queste persone, da cui dovremmo veramente imparare a fare il porta a porta, no? Caricarsi di umiltà, di tantissima umiltà, e andare in maniera attiva sia nel tradizionale porta a porta, sia attraverso tutte le modalità che la tua impresa, questa meravigliosa macchina da guerra che stai creando e che hai creato, che si chiama Imprendi Promotore, è proprio quella di comprendere che il mio interlocutore non al mio interlocutore non posso vendere qualche cosa, sennò corro il rischio di avergli piazzato il prodotto. Io devo vincere con lui, quindi convincerlo ad acquistare il mio prodotto. Quindi negoziazione e vendita sono due cose separate. Posso fare un esempio, magari che possa servire. Certo. La negoziazione è importantissima, ad esempio nel settore assicurativo per i liquidatori. Io insegno tecniche proprio che permettano a loro anche di gestire uno stato emotivamente coinvolgente, che può essere il negare un risarcimento perché contrattualmente non previsto ad una persona che in realtà appunto era convinta di avere questo diritto. O allo stesso modo può servire, può essere utile la negoziazione, anzi non può essere, è utilissima, è fondamentale nel settore sanitario, proprio il negoziare con le emozioni di una persona che si ha di fronte. Proviamo a pensare all'ingresso di un pronto soccorso, una persona ha uno stato d'animo, ovviamente un paziente ha uno stato d'animo fortemente a livello emotivo, è coinvolto emotivamente tantissimo, e queste persone vengono preparate proprio per riuscire a ridurre il livello di emozione, il livello di ansia, il livello di paura, trasformando proprio questo con dei giochi di parole piuttosto che con, in uno stato che permetta a questo paziente di essere appunto in uno stato di magari di salute non buono, ma psicologicamente sia sereno. Senti, ma sveliamo un altro arcano, ovvero negoziatori si nasce oppure si diventa? Allora, tu sai che io ho una, come si può dire, una
smisurata passione per l'essere umano. E quindi sono convinto che chiunque può farlo. Dipende il motivo che porta, no, le persone a volerlo fare. La negoziazione deve essere fondamentalmente basata su etica. Per etica lo intendo proprio nel suo più puro significato, e cioè proprio deve essere eticamente corretto per chi, ad esempio, vende un prodotto, e eticamente corretto per chi ha acquisito quel prodotto, per chi ha acquistato quel servizio, prodotto, eccetera. Quindi parto da questo presupposto: qualsiasi negoziazione che abbia come obiettivo un unico beneficio personale è una negoziazione magari destinata a arrivare a termine, e quindi riesco a farlo, ma il risultato che otterrò durerà poco tempo. Quindi chiunque, secondo me, può diventare e diventare un bravo negoziatore. Bisogna ovviamente una costante pratica, una pratica disciplinata, un costante allenamento, studiare, preparare. Io le dico, no, le tre regole, no, di un bravo negoziatore. La prima è preparazione, la seconda è preparazione, la terza è preparazione. Okay. Certo, indubbiamente ci sono persone che sono più portate, persone che hanno davvero questo talento, sono un po' i Federer della situazione. Certo. Okay? Secondo me molte poche le persone che sono davvero convinte, o che hanno veramente non hanno consapevolezza del proprio valore. Io mi trovo spessissimo in aula persone che non sanno e non sono consapevoli delle proprie caratteristiche, dei propri talenti, dei propri valori, e come questi impattano tantissimo nella negoziazione. Quindi sicuramente è positiva la mia risposta, e cioè chiunque può farlo, partendo ovviamente dall'essere, ed è quello dei quelli che io reputo e che ho creato, i cinque pilastri della negoziazione, ed è il primo pilastro, quello su cui lavoro in primis con le persone, che è conoscere se stessi. Io non sono uno psicologo, non sono uno psichiatra, non sono un psicanalista, non faccio psicanalisi, però veramente mi rendo conto che conoscere se stessi, conoscere le proprie caratteristiche, sia il primo indispensabile passo per accedere al mondo della negoziazione. E allo stesso modo conoscere se stessi e conoscere i propri valori. E come dice un grandissimo, quello che io definisco essere quello che ha creato il Nuovo Testamento della negoziazione, capire a quali di questi valori dobbiamo essere disposti a venire meno pur di trovare una soluzione che sia di beneficio e crei valore per il mio interlocutore e per me, quindi per la persona che possa essere questo cliente, paziente, eccetera, e per me che posso essere venditore, medico o chiunque altro. Senti, quando si parla di negoziazione è inevitabile portare il pensiero all'ambiente militare, ma in realtà la negoziazione attraverso questa pratica e questo studio, eccetera, può essere imparata. Dov'è che si può imparare la negoziazione? Dunque, innanzitutto iscrivendosi e consultando tutti i canali possibili dell'imprendi promotore. Okay. Questo potrebbe apparentemente sembrare un modo con il quale io fai un po' il ruffiano, ho già capito. infatti potrebbe sembrare così, ma la particolarità è la trasformazione mentale da venditore a imprenditore
significa sviluppare una delle basi della negoziazione, e cioè proprio quello che è la leadership, okay? E quindi l'essere in grado di condurre, no? di condurre la persona. Quindi indubbiamente, grazie proprio a questo passaggio mentale da consulente finanziario a imprenditore, il tuo percorso è sicuramente appunto un punto fermo. Poi indubbiamente mi viene da dire, come primissima battuta, anche dalle esperienze. Lo si può, la negoziazione la si impara innanzitutto sbagliando, quindi dalle esperienze che viviamo a livello personale, a livello professionale e in tutti gli ambiti. Poi indubbiamente da libri, ci sono dei libri, quelli che sono i libri, quelli che io reputo l'Antico Testamento, che sono i libri ad esempio di William Ury, Roger Fisher, come possono essere ad esempio L'arte del negoziato, oppure dal No al Sì, oppure da altri libri che io reputo essere quello che io definisco realmente il Nuovo Testamento, ed è il libro di Chris Voss che si intitola Volere troppo e ottenerlo, le nuove regole della negoziazione, dove in un certo senso la logica sottostante è: negozia costantemente e in ogni situazione come se ci fosse in gioco la tua vita. Ok. Quindi si può imparare da questo. Io ho scelto, no, l'ambito militare, ma esclusivamente perché è l'ambito che ha dato, in termini di studi sulla comunicazione, di conoscenza delle dinamiche relazionali, di problemi che potevano nascere a livello proprio di confusione mentale, di stress mentale, tutto questo nasce, ahimè, purtroppo, da tutto quello che viene definito guerra, no? Non conflitto. Anche qua c'è da fare una piccola distinzione sempre tra guerra e conflitto. Il conflitto è un qualcosa di estremamente utile e importante, anzi dobbiamo preoccuparci se non c'è conflitto, semplicemente perché il conflitto o attrito è quello che permette alla gomma della moto di Valentino Rossi di avere una grip molto forte, no? È l'attrito tra la sua gomma e il terreno che gli permette di fare una curva perfetta. Se non ci fosse attrito tra la ruota e il terreno, le curve spettacolari come le fa lui non riuscirebbe a farlo nessuno. Certo, certamente. Senti, un'ultima domanda, perché siamo in chiusura di trasmissione. Avresti voglia di condividere con me, con i nostri ascoltatori, alcuni trucchi o qualche suggerimento, chiamiamolo come vogliamo, per negoziare meglio? Di fatto ti chiedo un consiglio. Io da pochi giorni sto girando un video su come, ad esempio, spiegare i costi della consulenza, visto che da gennaio con la MiFID 2 ci sarà l'invio del cosiddetto estratto conto verità ai clienti, e quindi il tema è che molti troveranno le competenze che versano diciamo alla società mandante, ma scisse anche come voci con le competenze dove vengono indicate anche le competenze che vengono poi girate al consulente finanziario. Quindi sarà inevitabile anche per il consulente cominciare una sorta di negoziazione sulle commissioni. Cosa ci suggerisci di fare? Cosa suggerisci di fare ai consulenti finanziari che sono in ascolto? Allora, prima ti faccio una... la prima risposta è una piccola confidenza. Mi butto subito su un trucchetto. Un trucco che di norma funziona, no? La negoziazione, diciamo, semplicemente aumenta le probabilità che l'evento o il tuo obiettivo si avveri, ed è cambiando proprio la strutturazione delle proprie parole o delle proprie frasi.
Una di queste è, ad esempio, mai porre al cliente domande con il perché. Il perché tocca delle corde molto interiori, molto private, molto intime, quindi di norma a una domanda posta con il perché le persone rispondono con una risposta che nella stragrande maggioranza dei casi non sarà vera. Quindi evitiamo di porre domande con il perché. Secondo è prendere un pochettino più consapevolezza del valore di questi imprenditori professionisti di valore che si chiamano consulenti finanziari. Noi siamo abituati ad associare, no, se devo andare a fare una determinata visita, vado da un noto professore o dottore o medico e attribuisco questa, faccio questo piccolo passaggio mentale: se costa poco vuol dire che non vale, se costa tanto vuol dire che comunque è bravo. Quindi il secondo punto è proprio aumentare un pochettino la consapevolezza del valore che il consulente finanziario ha nei confronti proprio di me, ad esempio, come cliente, perché io la vivo proprio come cliente. Un'ultima cosa è proprio, in un certo senso, una sorta di ultimo spunto, un passaggio mentale. Io ricordo, nei tantissimi anni in cui ho fatto l'assicuratore, si diceva che se per caso tu compravi o sottoscrivevi una polizza attraverso un subagente o attraverso un broker, questo ti avrebbe venduto il prodotto che gli dava maggior guadagno. In realtà poi aggiungevano un pezzettino: se lo fai invece da una persona che è un dipendente piuttosto che ha uno stipendio, ti venderà il prodotto che serve più a te. L'azienda fondamentalmente in realtà guadagnava lo stesso, cambiava solo una questione di proprio postura mentale. Okay. Quindi mi viene da dire proprio di accettare questa sfida, è proprio una sfida, essere consapevoli del proprio valore. E poi magari proprio un ultimissimo trucchetto è, se per caso io dico ad una persona o dovessi dire ad un mio collaboratore, guarda, devi fare questo lavoro che è molto importante, ma costa molta fatica, la probabilità che io che lui faccia questo lavoro è discretamente bassa. Se io semplicemente inverto gli addendi e dico semplicemente, guarda, devi fare questo lavoro che è estremamente faticoso, ma importantissimo, il focus della persona è sull'ultima parola, quindi aumento le probabilità che questa persona faccia questo qualcosa. Quindi al consulente finanziario direi, sì, io ho, come si può dire, io ho questo costo, io costo questo, ma il valore che ti apporto è questo. Certo. Okay? Quindi proprio semplicemente proprio invertire, non partendo dal timore di comunicare il proprio sì, quello che guadagnerà, ma dal valore che apporterà, e proprio a livello di linguistica dirlo proprio in questo modo, proprio dire questo è il mio guadagno, ma quello che potrei avere è una altissima professionalità, correttezza, etica, e quindi focalizzare l'attenzione su quella ultima parte. Grazie veramente, perché questo credo che sia un suggerimento che gli ascoltatori potranno adottare sin da subito. Ovviamente mi viene da confermare, però, e correggimi se sbaglio, il tema che imparare bene anche queste tecnicalità, perché di questo stiamo parlando, presuppone ovviamente tanta pratica, come dicevi tu prima, ma anche un'importante preparazione che deve avvenire prima della visita, che non sempre in realtà avviene, perché un po' presi dalla routine. Io sono convinto che molto spesso i consulenti presi dalla routine, da un'agenda fitta, da un sacco di impegni, passano da un cliente all'altro, sì, preparandosi, ma certamente non preparandosi nella maniera più opportuna, prefigurando probabilmente anche alcuni scenari, perché mi pare di comprendere che in realtà
negoziare vuol dire anche essere bravi a prefigurarsi tutta una serie di scenari, quasi in una sorta di partita a scacchi dove cerchi di capire fondamentalmente quali possono essere le mosse successive e le contromosse successive che rispetto all'avversario tu sarai in grado di fare. Sì, e questo è proprio la parte, è uno di questi che io chiamo i cinque pilastri, quello che nei miei corsi tengo. Tre di questi, i primi tre, sono proprio pre-incontro del cliente, dove indubbiamente la preparazione tecnica, la conoscenza è indispensabile. Ma se io comprendo che il mio focus deve essere creare relazione con il mio interlocutore, io devo proprio focalizzarmi al fatto di entrare in un profondo stato di relazione con questa persona. Poi eventualmente parlo di contenuti. Se no svilisco la mia figura proprio in termini, ad esempio, del momento, no, di questa, del momento in cui verranno palesati i costi, no, e quindi i guadagni. Ecco, in questo caso proprio è molto importante focalizzarsi al fatto che stiamo iniziando ad entrare nel quarto scenario, nell'industria 4.0 che sta generando lo scenario 4.0, che è basato fondamentalmente appunto su relazione, creare relazione con le persone, quindi preparazione assoluta, preparazione in termini sia di conoscenza del proprio servizio, dei propri prodotti, ma prepararsi. Lasciamo l'arte dell'improvvisazione a quegli attori che sono bravissimi e che hanno fatto magari hanno fatto dell'improvvisazione un'arte. Certo. Dobbiamo proprio prepararci, essere preparati e mai lasciare le cose al caso. Senti Roberto, se le persone volessero eventualmente formarsi con te, che cosa possono fare? Allora, dopo averti conosciuto, è cambiato tantissimo il mio mondo. Io avevo un sito internet che veramente aveva le ragnatele, non avevo un profilo pubblico, agivo e mi muovevo in maniera molto particolare. Se volessero appunto provarmi, io ho un profilo pubblico su Facebook. Sto ristrutturando completamente il mio sito, il sito è robertochiappo.com, se vuoi o chiunque, tu so che tu ci sei andato se per caso volessero trovarmi, tutti i miei riferimenti li trovano o sul sito robertochiappo.com o sulla pagina, il profilo pubblico Roberto Chiappa, che se non ricordo male qualcuno mi aveva costretto a mettere il Chiappa Coach perché esatto, io non mi sono mai arrogato il diritto di chiamarmi coach, preferisco volare basso, no? Però appunto Roberto Chiappa al profilo pubblico ci sono tutti i riferimenti. Perfetto, quindi possono eventualmente trovarti lì e poi chiederti eventualmente dove e come poterti avere come formatore per poter, certo, poi migliorare le loro competenze di negoziatori. Roberto, io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa decima puntata dell'Imprendi Promotore Podcast. Grazie a te, è stato bello, sei una grande persona come sempre. Ti ringrazio moltissimo. Negoziare, come avrai potuto apprendere dalle parole di Roberto Chiappa, è una disciplina che può essere appresa e che potrà darti ottimi ritorni in termini professionali. Va da sé che quando è necessario migliorare le proprie competenze, specialmente quando si è adulti, la modificazione delle stesse è lenta. Ma per poter ottenere dei risultati che siano visibili, l'applicazione quotidiana di uno dei suggerimenti dati da Roberto e comunque la pratica, come
come ci diceva poc'anzi, potranno sicuramente farti avere dei risultati importanti. Prima di concludere questo episodio, però, voglio invitarti ad iscriverti in questa puntata al canale Telegram dell'imprenditore. Che cos'è il canale Telegram dell'imprenditore? Beh, immagina di avere a disposizione un canale radio on demand con contenuti specifici che possono aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Ogni mattina, a partire dalle 7, puoi ascoltare un contenuto audio che ti offre dei consigli e suggerimenti per dare sprint al tuo business di consulente finanziario. Come fare per unirti al canale Telegram? È semplice, scrivi www.telegramimprendipromotore.it, te lo ripeto, www.telegramimprendipromotore.it, e verrai ridiretto al canale. A questo punto clicca il tasto Unisciti, o se hai la versione inglese di Telegram, clicca il tasto Join. Ah, dimenticavo, assicurati di scaricare sul tuo telefono l'app Telegram, la puoi trovare nell'App Store piuttosto che nello store delle app se hai Android, però questo ti consentirà appunto di poter ovviamente unirti al canale. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Ciao, alla prossima puntata. Hai ascoltato l'Imprendi Promotore, strategie per far crescere il tuo business con Enrico Florentino. Per informazioni, domande e suggerimenti scrivi a info@imprendipromotore.it.